Buonasera, Buonasera. Buonasera. benvenute e ben ritrovate. Sono Roberta De Marchi, sto trasmettendo da Milano come al solito. E cosa guardi che è storto il quilt? Strano, avevo detto che era storto, ma sono qui con i miei amici. E Silvio. dalla Spagna c'è Paola che ci segue e che traduce per tutto il popolo di lingua ispanica dall'italiano allo spagnolo. Benvenute a tutte anche questa sera. Mi disturba che ho dietro questa roba tutta storta, però, non dico Ah, niente. diga la messa la termini. Quanti lavori che fai però te? Ma cuci, metti il quilt, veramente fai tutto. Claudio oggi ha scurito leggermente l'immagine. Abbiamo tolto un po' di bianco perché sei. Come io sono sempre vestita di chiaro, di solito rifletteva la camicia o il maglione o la maglietta. Vediamo come va questa sera, se no, in corso, va Mi bene? piace. Ti piace? In corso dopo la possiamo schiarire. Buonasera, buonasera da tutti, buonasera, buona serata, buonas 104. Come state? 104 persone? Oh, siamo tanti, partiamo subito, perché noi siamo come al Ma solito sino in buonasera ritardo. naturalmente a voi e ai fan innumerevoli. Stai leggendo o l'hai detto tu? Leggendo. Chi è che l'ha detto? Pensavo che avessi imparato a parlare proprio in un No, italiano. c'è i suggerimenti della nostra amica. Bene. Allora, questa sera lavoreremo ad un progetto di un libro che vi avevo presentato a maggio, ma era un libro autunnale. Ma Nelle chiacchiere in libreria. nelle chiacchiere in libreria del venerdì. Ma quando torneremo a fare i live al pomeriggio? Ma quando il conte decreterà più ore alla giornata, magari ce la facciamo. Non so se Aumentando. Conte decreterà più ore la giornata di lavoro, ma se la No, gente no, continua ad andare in giro così. Però pensavo, scusate, momento di intrattenimento. Ma se c'è un altro lockdown, ma non ci sarà un altro lockdown? Perché se no noi mazza, ci ammazziamo di video tutti i giorni e non facciamo altro che divertirci. Ma se ci dovesse essere per caso un altro lockdown, visto come è uscita la gente adesso, visti quelli che vengono qua in negozio da noi ultimamente, chissà con il secondo come vanno in giro. Dopo ti racconto di un'altra signora, perché abbiamo degli esemplarini che vengono qui in negozio. Poi c'è un'altra, ogni tanto c'è una signora che mi scrive su Instagram: ma non devi parlare sempre male dei clienti perché non sta bene. Vi farei leggere qualche messaggio che ci manda qualche cliente dopo che esce dal negozio e urla parolacce nel piazzale, perché noi non è che ve lo racconto una volta, tutte le settimane ce li abbiamo, vero? Però li abbiamo condivisi questa settimana anche con la signora del negozio di animali. Perché non sono tutte per noi queste clienti, le vogliamo condividere anche con gli altri. Che una signora è andata a prendere il mangiare per i gatti senza la mascherina. E lei gli ha detto: signora, senza mascherina non posso farla entrare. E lei gli ha fatto il dito medio della mano ed è uscita correndo e insultandola. Come vedete, pensa se facciamo un secondo lockdown, che cosa esce qua? Non lo so, pensa. Buenas noches a todos. C'è la Pina della Germania che ci saluta tutti. Felice Ciao a tutte! di stare con voi, la Maristela. E dopo queste prime chicche, adesso faccio un'altra cosa. Settimana scorsa siamo rimasti, perché vi dico queste cose? Perché siamo rimasti molto mortificati. Un po' il signor Silvio, un po' Claudio venerdì sera, no, sabato sera, Claudio mi ha fatto venire in fegato così tutto il pomeriggio perché abbiamo ricevuto delle recensioni negative su Google. Ma allora, poi sabato sera sono uscita a cena, sono andata in un ristorante qua dietro perché ho fatto tardi in negozio. Il signor Silvio tornava da Roma che era andato a insegnare a utilizzare una macchina per cucire. Siamo andati al ristorante a tutti assieme. E ho chiesto al gestore, al proprietario del ristorante: ma voi non ricevete mai delle segnalazioni negative su Google? E lui, sai, il ragazzo questo dietro del Du, ha detto: tante volte sono costruttive, nel senso che io lo so che quando siamo aperti al mezzogiorno non riusciamo a servire tutti i coperti necessari. Ma poi ci sono quelli delle donne, ha detto delle donne,
che sono proprio segnalazioni negative gratuite, giusto per... Poi se fai caso, alcune persone che fanno segnalazione negativa hanno un storico di segnalazioni negative su tutti i negozi, ovunque. Hai letto quella che ci ha fatto una segnalazione negativa, che secondo me è quella che ha litigato col signor Silvio, no, è un'altra. No, non ho letto le tue cose, ma in generale se tu leggi... Sì, perché quando... scrivi male sempre. Sì, questa qui ha scritto male di tutti i negozi del quartiere. E Claudio ha detto, ma forse il problema ce l'ha questa signora qui. Sì, ma come facciamo a dirglielo? Oppure abbiamo ricevuto una bellissima segnalazione negativa, vi invito a leggerla perché è veramente molto carina, di una signora che durante il periodo del lockdown ha detto, questo negozio, che è una nostra cliente, che è venuta qui a fare i corsi, consegna sempre in ritardo, ha fatto 2 ordini. Mi viene un dubbio. Consegnano in ritardo perché non abbiamo il personale, quindi... cosa vuoi? Il secondo ordine era quello della Granny Bag, ma vi prego, andate a leggere i commenti negativi sulla mia pagina Google, cioè su, digitate Roberto De Marchi in internet, vi viene fuori la segnalazione di Google, recensioni, mettete le ultime, le più pertinenti, poi dopo andate a leggere, perché io voglio condividere con voi, dopo che noi ci siamo avvelenati tutto il weekend, e questa signora che ha detto, poi c'erano i Fat Quarter in regalo, io ne ho ricevuti solo 3 al posto che 5. Mi sembra che su 350 ordini evasi in 15 giorni abbiamo sbagliato, abbiamo fatto degli errori dentro negli ordini, calcolando che 175 li ho evasi solo io da sola, abbiamo fatto, mi sembra, 4 errori. Non abbiamo messo 2 Fat Quarter a questa signora, il Fat Quarter all'Elisabetta Corica, che ridendo ha detto, oh, vi siete dimenticati i miei Fat Quarter e anche di profumarmi il pacco, che mi sembrava una cosa divertente. Ma quello me lo ricordo. Fate in furia, forza, perché subito. Perché dobbiamo spedire subito tutti i pacchetti e capita che qualche volta ci sbagliamo, ma sono stati 4 ordini su 350, quindi per essere in 2, l'Eleonora non era ancora tornata e comunque non ne va degli ordini, facci una telefonata se ci siamo dimenticati qualche cosa. In più, vi scrivo le mail e non mi rispondete. Sempre perché siamo in 2 e siamo qui che tappezziamo di... Bene, detto questo, vi invito poi a lasciare delle segnalazioni negative, poi vi dependo dai miei clienti, delle segnalazioni positive sulla mia pagina Google, sulla nostra, perché è di tutti noi. Come dico sempre, io sono la front woman, ma poi dietro di me, perché mi mandano avanti, capito? Sapete, sotto, per far passare i carri armati, poi mettevano sotto le persone. Io sono una di quelle che stava sotto. Questo per dirvi come è finito il nostro weekend. Bellissimo. Allora, questa sera, che cosa vi propongo? Una cosa bellissima. Allora, c'era un libro bellissimo, ma i lavori erano troppo lunghi. Tant'è che non sono riuscita a farlo, perché in realtà era piccolo, ma... rispondi al telefono, fai i pacchetti, evadi gli ordini, taglia la stoffa, è 2 giorni, 3 giorni che sto tagliando, ma non sono riuscita a fare il progetto. Però vi prometto che nei prossimi giorni lo finisco. Il nome nomen. Che bello! Questo librettino che trovate nel mio negozio online e sotto trovate il tag con tutti i prodotti. È chiaro che quando vi faccio i video tutorial come quello su Instagram, poi i prodotti li trovate nel mio negozio online. Se mi scrivete, vado in cartoleria a comprare le penne e i pennarelli, io ci resto malissimo. Come quando comprate i libri che io vi spiego su altri posti. Però non lo dico più, vero? Non lo dico più. Dovremmo mettere la musica, così quando faccio le pause con le facce da Roberta c'è un... Basta che non canti Love Story, perché... Guarda che stavo già per iniziare. No, ti prego. E quindi è da maggio che mi sto preservando questo librettino, questi progettini. Nel frattempo li avevamo già venduti tutti, li abbiamo riordinati, e sono arrivati oggi giusto in tempo per la diretta. Perché questo libro ha dei progetti bellissimi, cioè veramente stupendissimi. Però magari non potevo farvi fare una roba così tutta in diretta. Allora ho pensato a un centro tavola.
Ma perché ho pensato a questo centro tavola? In realtà è semplice da fare, è che non abbiamo mai montato assieme noi online un progetto con dei pezzi montati in diagonale. Quindi le mattonelline sono semplici, sono una cavolata. Cavolata! Se non che questi barbini vi fanno ripilare le mattonelle, che è una cosa... Lo sapete, vero? Quanto io odio dover rifilare. Cioè, dacci le misure giuste e noi le cuciamo e sono già giuste. No! Montare 72 mattonelline un altro po' e poi rifilare tutti i quadratini. Dacci la misura giusta. Noi siamo precise. Cioè, potete scrivergli voi. Cioè, la Roberta ci ha fatto una testa così. Siamo precisissime. Non abbiamo bisogno di rifilare perché siamo già imparate tutte. Niente, ci fanno sempre rifilare tutti i pezzi. Comunque, il progettino di questa sera è questo qui. Aspetta, ma anche per... momento, non trovo la parte. Le allieve di Roberta lo sanno che nel patchwork non si rifila mai. Ma loro invece ci vogliono far rifilare perché non sanno che voi siete brave e poi ci sono persone meno esperte. E quindi loro gli dicono, guarda tu, fallo un pochino più grande, poi se lo rifili a misura come c'è scritto. Mi è venuta l'orticaria e io, perché sono testarda, non ho rifilato tutti i singoli quadratini come hanno fatto loro, ho montato tutte le mie mattonelline e poi le ho sistemate perché avevo una mia tecnica. Che pazienza che ci vuole anche con questi autori dei libri. Bene, il progettino è questo qua, io spero che si veda bene perché è veramente molto 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 carino. Signor Silvio, puoi inquadrarlo? È bellissimo. Stai piangendo? E lo realizzeremo tutto con i tessuti di Alice Quilt Place. Adesso. EPQ. EQP. Faccio sempre EPQ perché è il programma per fare i lavorettini patchwork, quello computerizzato per fare il progetto. E quindi vi insegnerò a montare in diagonale, che è una cavolata perché le mattonelline sono semplici. Adesso mi sembra che posso farvene vedere una perché ne ho fatte solo 17, devo fare la 18esima. Adesso non possiamo far vedere le misure, però. Allora, queste sono tutte le mattonelline. Una, due, 3, 4 è un libro bellissimo, 5, 6, bene, adesso conto se sono 17 o 18 e le ho fatte utilizzando, vedete, tutti questi colorini che si prestano benissimo ad, cioè, tra i tanti ho scelto chiaramente quelli più autunnali e si prestano benissimo, il fondo chiaro e queste mattonelline fanno un po' coriandoli. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, me ne manca una, molto bene, la posso fare ora. Allora, prima facciamo la mattonellina, che è una cosa velocissima da fare. Elisabetta Paremosca che dice, ma io non vi volevo rimproverare. Chi è che ci voleva rimproverare? Non ci voleva rimproverare. Chi è? Elisabetta Corica. No, ma di fatti ho detto, tu sei stata simpatica. Ma cioè, Paremosca è Corica. Non so chi è Elisabetta Paremosca, non è Elisabetta Corica. Vabbè. Non so, comunque Elisabetta è stata divertente, ma ci abbiamo avuto delle signore veramente, delle pietre. Vabbè, lasciamo perdere. Andate a leggervi i commenti e divertitevi come ci siamo divertiti noi. Poi Claudio si mortifica, il signor Silvio si mortifica, io mi faccio un fegato così e poi il ragazzo del ristorante ha detto, che te frega. Vabbè. Allora, ci serve un centro,
i nostri quadrati. Sì, è lei. Si è messa in incognito così suo marito non vede quando compra, secondo me. Vero, Elisabetta? Poverina. Ma sai che di là mi servirebbero dei quadratini chiari? Ce li ho di là sul tavolo, me li puoi prendere, signor Silvio? Ho anche dei pezzettini già fatti, così vi faccio vedere come si monta questa bella mattonellina. Intanto vi aggiorno che siamo a 6.990 iscritti Iscritti? sul canale. Grazie, grazie, grazie Quanti più rispetto alla settimana scorsa tu che tieni il bollettino? a Ah, 20? Meno delle altre volte. Non lo so. So che il signor Silvio tiene il bollettino dei contagi giornalieri e la Thelma quello degli iscritti giornalieri. Vi siete iscritti a Instagram? Avete fatto tutte le vostre cose per seguirmi su Instagram? Non ci sono, chiari? Vabbè, li taglio da qua, non è un problema. Sono un po' pochi, me ne servirebbero degli altri. Non fa niente, vanno bene lo stesso. Allora, taglio. Adesso vi faccio vedere. Come si fanno queste piccole mattonelline secondo loro? Faccio proprio come c'è scritto sul libro, così non vi confondete. Non faccio secondo Roberta, questa volta. Allora, due scuri vengono considerati scuri e due chiari della stessa dimensione. Ovviamente poi questa mattonellina la potete fare anche grande così. Oggi. Allora, mettiamo un puntino di colla Acorn, di micro perle in gel di colla Acorn lungo la diagonale. Vado a stirare il diritto contro il diritto. Perché così mi resterà più fermo quando andrò a cucire e non avrò bisogno di mettere gli spilli. Una volta fatto questo, lungo la diagonale dove ho messo le mie micro perle di colla Acorn, vado a fare la diagonale con il famoso righello magico. Qui è tutto magico. È un righello che ha una punta, lo dico perché magari c'è qualche new entry, che ha una punta che si mette esattamente nell'angolo del nostro quadrato. La linea interna ci permette di andare esattamente sull'altro angolo in modo tale da tracciare una linea perfetta in mezzo alla nostra diagonale. Perché se lo facessi con la squadra, siccome la punta delle penne e delle matite ha uno spessore, verrebbe un pochino più a destra o un pochino più a sinistra. Ora vado a cucire un quarto di pollice a destra e un quarto di pollice a sinistra rispetto alla diagonale che sono andata a disegnare. Hai visto Paolina come sto parlando piano questa sera? Sto facendo dei corsi. Volevi venire a metterlo a posto adesso? Oh, come taglia bene questa macchina! Tutt'oggi ho usato una macchina per cucire che aveva il taglio automatico che non tagliava. Brutto, brutto! Quando uno si abitua alle comodità. È un attimo, eh. Veramente, hai preso una tisana. Eh? Ho preso una tisana rilassante per parlare più lentamente. Sto chiedendo la pausa. Noi stiamo facendo un grande. Sì.
una specie di quiltino rane. Un quiltino molto piccolo, cioè piccolo. Adesso vi do la misura, poi voi mi dite quanto viene grande. 30x20, no. 21 pollici e mezzo per 34 pollici e mezzo. Fate i conti e ditemi quanto viene grande. Dai, 31. 34 per 2,54, 21 e mezzo per 2,54. Lo sappiamo? Ora vado a stirare. Impossibile. 21. E 34 quanto fa? 86. Ok. Quanto quindi? 54 per 86. 54 e mezzo per 86. Andiamo a stirare. Vi ricordo di stirare sempre sul diritto del vostro lavoro e la cucitura di girarla sempre rivolta allo stesso senso, quindi dallo stesso lato. Allora, la prima cosa da fare è andare a ritagliare i nostri quadratini e renderli a forma quadrata. Dopodiché, simpatici umoristi ce li fanno rifilare alla misura predestinata. Seguo quello che c'è scritto nel libro, non faccio di testa mia come al solito. Poi per i trucchetti ci vediamo un'altra volta. Sapete, vero, quanto mi piace rifilare le mattonelle? Però, giusto per raccontarvi sempre delle signore che vengono urlando in negozio, ho ovviato al problema del parcheggio interno, perché uno dei grossi problemi di lite è quando le persone vogliono parcheggiare dentro. Quindi mi sono ordinata, avete presente quei pali per i segnali stradali, quelli con il cerchio sotto, il palo, e sopra con scritto no parking. Così un piccolo problema, oltre ai guanti, il disinfettante e la mascherina, abbiamo risolto. Vi aggiornerò settimana prossima se qualcuno ha sfondato il cartello appena lo mettiamo ed è sceso comunque con la macchina. Vediamo. Non l'ho visto. Non l'ho visto. L'ideona del signor Silvio, non la sai, Telma. Il cartello no parking, non mettiamolo col palo, lo facciamo pendere dall'alto sull'ingresso, no? Quanti lo vedranno? E io, Silvio, la sa sta. Mettiamo il palo, dammi retta. Perché quando esce la macchina? Io ho detto, lo dobbiamo mettere a questa altezza, che quando uno scende con la macchina gli batte sul parabrezza della macchina. E lui ha detto, no, lo mettiamo in alto. Non lo vedono. Quante volte mettevamo i cartelli in fiera a non toccare? Non serve? Non serve, ci facciamo solo il fegato così di nuovo. Non serve. Allora, Maria Daniela, che è una che dice che da tanto ci segue, ma è la prima volta che commenta, quindi è una mezza nuova, dice lei. Bravissima, una mezza nuova. Appena arrivata. C'è un bambino che si è svegliato, secondo me. Il bambino si è svegliato. Ma questa signora che commenta nuova, commenta perché prima non era iscritta e quindi si è iscritta al canale e adesso può commentare. Perché solo chi è iscritto mi pare può commentare, non lo so, io non commento mai, quindi. Tu parli. Io parlo, non commento. Cioè sparo un sacco di cavolate più che altro, ma quello è ininfluente sul fatto che uno sia iscritto oppure no. Ecco come.
come si compone poi la nostra mattonellina. Aspettate che vado a prendermi un altro pezzo. Ma c'è qualche new entry, a parte questa signora che non... Mia madre dice, ma se lo mettete ad altezza parabrezza... Ecco. Veramente avevamo anche un vaso, abbiamo una fioriera, no? Che fa da dissuasore. Ma lo sai che un giorno è scesa la Maria Grazia in macchina e ha buttato giù la fioriera? E Thelma? Cioè, un'altra signora, quando tenevamo il box, la porta del cancello chiuso, è andata direttamente contro la porta e ci ha staccato il braccio elettrico. Come dire? Cioè, noi possiamo fare tante cose, dopo anche loro dovrebbero metterci un po' del loro. Insomma, ci capita un po' di tutto qua. Non è che siamo sfortunati. Però non sono stati loro, è provato da solo. Sì, il braccio, avete presente un braccio di un cancello elettrico? L'hanno divelto. Si può inquadrare qui perché io non posso alzare. Questa è la nostra mattonellina, vedete? Tipo questa. Adesso con le cuciture si riduce. E Paola che dice, ma come? Avevo preparato un cartello parcheggio libero giù dalla discesa. E adesso cosa faccio? Lo butto? Noi pensavamo anni fa di mettere, tipo quelle cose giapponesi, di mettere tutti dei materassi in fondo, tipo la gomma piuma. E poi lanciare giù le signore per la discesa. E loro rotolavano e rimbalzavano contro i materassi. Vabbè, ma quello era solo per... L'ho lasciata aperta. Quando vi dico di non lasciare mai la colla aperta e dopo io chiacchiero e la lascio aperta. Comunque ci vuole solo lo spillo. Ah sì, quell'altro non entro, ho provato. Solo quello della Buen Ultra Sottile. Abbiamo oltre la Maria Daniela, abbiamo anche Alida. Alida o Alida? Alida. Ma Alida è quella a cui abbiamo spedito quel giorno? No, perché allora non è nuova questa signora. È nuova forse per... Le dirette. Per le dirette. Buonasera, buonasera, ci sono ancora le amiche che arrivano. Buonasera a tutte. Noi nel frattempo commentavamo sempre i bei momenti della merceria. Siamo a 98 like, tra due raggiungiamo. Siamo i 100. Allora, invito a tutti a mettere un mi piace a questo video per farlo crescere, è importante. Allora, prima di tutto, come ho scritto l'altro giorno, volevo ringraziarvi perché il video tutorial su YouTube ha avuto tantissimo... No, su YouTube. Su Instagram, ho sbagliato, ha avuto tantissime visualizzazioni e tantissimi commenti e io sono stra felice. Quindi questa settimana vi siete meritate un altro video tutorial, perché adesso ci impegniamo tutte le settimane a fare dei video tutorial tutte le settimane. Cadesse il mondo. Dai! Ecco, Alida qua dice che sì. No, sbadiglia nuova, pure prima. È nuova metà. È nuova metà. Perché fa i complimenti alle zucche. Grazie. Abbiamo fatto un po' di ambientazione autunnale, se no non cambia mai niente qui. Ma tra poco mi sa che ristrutturo un po' di cose. Sapete che ho sempre... Già... Ho avuto, come ha detto qualcuno, la sindrome di Marie Kondo questo weekend e quindi... Ma non mi hai detto niente del tavolo tutto in ordine di là? Non ti sei accorta? Anche questo? Sì. E anche il mio bancone, quello degli ordini, tutto in ordine. Quello di più, l'ho visto. Beh. Più questo qui di qui, che non ci sono più tutte le cuffate sopra. C'è una domanda di Rosanna Russo. Sì. Bisognerà sapere se il video del pannello natalizio di Annie Down è gruppo chiuso o possiamo vederlo tutti per vogliarci a prendere il kit, ovviamente? Sarà un video aperto.
Sarà un video aperto e sarà per tutti. Chissà se domani riusciamo a farlo, signor Silvio. Nel frattempo volevo Io non dirvi. ci sono. Dove vai? Con tutte le cose che ci sono da fare, guarda. Non scherziamo, eh? Qui c'è un sacco di lavoro da fare che non sappiamo neanche da che parte girarci. Quindi. Stai sereno. Adesso Guarda, racconto guarda una che ho cosa alla fatto Telma. tutti e vai anche i video tutorial su Instagram. Sì, quelli sono molto carini perché sono un po' fuori dal nostro ordinario. Adesso vi racconto un'altra cosa, sempre a proposito dei clienti della Telma, questo non lo sa perché è stata una chicca dell'ultima ora. Noi ci divertiamo così tutto il giorno. E poi Claudio a una certa ora però ha detto adesso smetto di rispondere al telefono perché non ne posso più. E se lo dice Claudio che non proferisce mai parola, vi ricordo che stiamo cucendo un quarto di pollice. Non so se tutti sapete che siamo, come si chiamano quelli che riparano le macchine? Centro Assistenza Singer, Husqvarna e Pfaff. Ma ripariamo tutti i modelli di macchine per cucire. Noi siamo della provincia di Milano, della provincia di Milano, vero? Centro Assistenza, ma le macchine ce le mandano un po' da tutta Italia, come noi consegniamo in tutta Italia del resto. Ci è appena arrivata una macchina dalla Sicilia da riparare, quindi chiamo una signora oggi. Faccio il blog della merceria, è questo, come scrivo sempre nei miei hashtag. Blog di merceria. E dice: buongiorno, avrei una macchina da riparare. Sì, è in garanzia. Sì, potete venirla a prendere? Ma io come faccio? Non lo so, noi se vuole le possiamo mandare un corriere. No, è che io la macchina non la so usare. Quindi, mentre venivate qui a ripararmela, mi insegnavate anche a usarla perché ho un po' di domande da farvi. No, signora, per quello deve prendere delle lezioni. Se no, si deve rivolgere dove ha acquistato la macchina. Online, quindi sicuramente le lezioni non gliele faranno. I suppose, ma non lo so. Claudio, sento che dice qualche cosa perché ero lì che cucivo a manetta, poi mette giù e fa. Ha detto che non siamo abbastanza bravi e che non offriamo un servizio abbastanza buono. A gratis, con la macchina in garanzia dopo che l'hai comprata su quel posto che finisce con la N. No, forse non siamo abbastanza professionali, secondo me. Si è salvata il tutorial su Instagram. Sì, certo. Ah, IGTV, vero? IGTV. Non sappiamo veramente più cosa fare per accontentare i clienti. Alcuni, meno male che ci siete voi, che invece siete sempre carini e gentili. Perché anche qua, questo Covid c'ha un po'. Cioè, ci mette veramente a dura prova. Come mai? La domanda che si fa, ma dove andrà, signor Silvio? Dove andate? Il signor Silvio sta qua, cioè, con tutto il lavoro che Più c'è da persone fare. lo chiedono, eh? Chi è lui? Va, chiedi la Titi, No, scherzi a parte, ma dove va il signor poi Silvio? la Così per sapere. Rosana. Eh? Dove va il signor Silvio? No, non è scherzo, ci sono due o tre domande qua, ma dove va il signor Silvio? Adesso quando. Dovrei andare comunque a Treviso per delle macchine per A consegnarle? Ah, a consegnare. Avevo detto che venivo anch'io, cioè dovevo anche andare a Roma domenica e sabato a consegnare la macchina per cucire e stare giù il Vedo che weekend. non mi sembra che ci sia la signora Francesca, che è Ma una non sono riuscita ad andare a Roma, qui c'era troppo Francesca troppo da entusiasta, lavorare. era veramente Francesca cosa? ammaliata. Perché anch'io voglio andare a consegnare le macchine da cucire con il signor Silvio. Del resto, faccio i pacchetti come, voglio dire, un cinesino. E posso fare la logistica e faccio anche il vettore adesso. Quindi faccio come quella cosa che finisce per con la N, no? Posso fare lo stesso servizio senza essere stracomunitaria. Beh, non dico niente.
Un giorno i ragazzi del ristorante cinese qui davanti a noi mi hanno detto: ma voi siete aperti più di noi che siamo cinesi? Ah, hai visto che roba? Signor Silvio, sposta la videocamera. Allora, abbiamo fatto... Marta dice che il corso su Instagram con i pastelli a cera è veramente grazioso. Volevo dirvi che i pastelli a cera della Crayola sono sul sito finalmente. E anche i pennarelli della Figma Pen, che ce li abbiamo, tanti, e anche tanti pastelli della Crayola. Ecco la minima tonnellina. E la signora Francesca Mariani c'è! C'è Francesca? Sì! Evviva! Ci sono, direi. La macchina è bellissima! Sì, la macchina è bellissima. Anche la signora di Roma a cui ho consegnato la macchina sabato era stra felice. Ah, lei Francesca Magliani, scusami, pensavo la signora quella di Treviso. No, da cui devi andare. Ma a me dispiace Francesca di non essere venuta sabato, tanto tristissima. Vado a verificare che la mia mattonella sia precisa come la squadretta l'ho fatta. Precisissima. Meglio di quelle altre mie tutte storte che non le ho rifilate prima perché... Mattonellina graziosissima, anche la Laura dice che è molto bella. C'è anche la signora Elisabetta Giovannini. Chi è Elisabetta? Dice che io sono una beginner, anzi ancora assolutamente ignorante in tutte queste meraviglie. Fa niente. Ma ne sono affascinata. Ti insegniamo noi, tu seguici, anzi iscriviti e metti like per favore sulla mia pagina Instagram, perché da settimana, anzi da domenica, il primo video è stato lungo, tant'è che ho saltato un pezzo, poi vi dirò che andava sfumato col pastello bianco, ma siccome dovevo star dentro in un certo tempo, poi taglia di qua, taglia di là, ho tagliato anche dei pezzi importanti. Che rimbambita che sono, guardate. Vabbè, lasciamo perdere. Era la prima volta, dai, ho fatto tutto da sola. Però, scusami Thelma, domanda, ma come si fa a sfumare la musica? Tu lo sai fare? Devo usare gli applicativi. Ecco l'applicativo, come l'applicazione. Ci sono. Bene, quando abbiamo fatto tutte le nostre mattonelline, c'è entrata e uscita. Perché a me la musica, vedrete poi se guardate il video, tutto carino, poi pam, si interrompe e salto fuori io dalla zucca come il topolino. Vabbè, si può avere tutto. Allora, qui vi dirà che dovete... Eccoli i pezzi chiari dove erano, bisuita. Vi dirà che dovete tagliare dei quadrati di questa misura. Non posso dirvi, lo sapete, vero qual è la misura. E vi dice che dovete tagliarli in 4 pezzi. E voi li taglierete in diagonale. Questo perché abbiamo bisogno poi dei quadratini, che poi andranno rifilati pure questi, di questa misura qua. Ma... se posso darvi un consiglio, compratevi il libro perché costa relativamente poco, ma è stupendissimo. È un pochino country per alcune cose, per i miei gusti, ma visto con altri colori anche, cioè, è che oggi volevo usare questi tessutini di Ellen perché lei è sempre veramente molto carina e io glieli propongo poco, purtroppo, perché... se facessi le dirette tutti i pomeriggi come una volta, potrei proporvi tanti progetti nuovi e tanti colori. Solo che abbiamo un sacco di lavoro, credetemi. Io vorrei fare tantissime cose, ma poi sempre una. Figuratevi che è da più di... oggi quanti ne abbiamo? È da un mese e 15 giorni circa che vado a letto tutte le notti alle 2 o alle 3. E alle 8:30 però trovo la colazione pronta, quindi alle 8:30 faccio colazione e poi arrivo in negozio fresca come una rosa. Ma prima mi sveglio, poi vedete che vi rispondo, a volte rispondo alle 3, alle 4, E poi mando magari dei messaggi a qualcuno che non dorme come me, e la Thelma, ma cosa fai sveglia a quest'ora? Non lo so. Oppure anche delle altre signore, magari rispondo a dei messaggi su Facebook o su Instagram e dall'altra parte si vede. Ma sei sveglia anche tu? Sì.
la signora Francesca, che ha la macchina nuova, dice che sta facendo delle presine per prendere mano con la macchina. E sabato li fa le best friend. Brava! Allora, sono arrivate altre due best friend, una dalla nostra amica Cristina e una da un'altra signora. Poi appena ne arriva qualcun'altra vi faccio vedere. Beh, ve le faccio vedere. Ci sono dei quadratini così da fare chiari e dei quadratini da fare scuri. Adesso io non ve li faccio vedere chiaramente tutti, però alcuni intanto li posso montare così facciamo quattro chiacchiere in compagnia. Nadia, Sì. aveva chiesto Roberto invece i modelli di quelle casette. Non sono ancora arrivati, Nadia. Ho capito di quali casette, del quilt che abbiamo appeso. Li stiamo E aspettando io perché abbiamo un sacco comprerei. di richiesta, ma domani il signor Silvio sollecita. E sempre lei dice, io li comprerei, ma non nessuna lingua straniera. Ma sono tutti in lingua straniera, però sono talmente facili. Poi ci sono io. Dai. Un po' di pazienza, rispondiamo su WhatsApp. Poi c'è Google. C'è Google Translator. Guardate, pensate che anche noi a volte sono dei libri talmente complessi che abbiamo bisogno. Ci mettiamo qua. Io traduco. Poi prendo Google Translator. Poi arriva il signor Silvio. Poi riusciamo a montare il lavoro finalmente. Alcuni sono complessi, per quello ho pensato di fare questi video, per aiutare quelli come noi che hanno delle difficoltà. Non è tanto il tradurre, a volte è interpretare che cosa vuole l'autore. Quello che hai in mente, quello lì. Questo è un grosso problema per quello nell'insegnamento, è cercare di capire che cosa uno vuole intendere. I bravi insegnanti, quello che dico sempre, noi, non perché sono una brava insegnante, noi che insegniamo agli altri, lo sappiamo già fare il lavoro. Il problema è trasmetterlo agli altri con semplicità. Perché se te lo faccio fare come lo faccio io, i primi tempi non capirai mai O lo faccio niente. io. O lo faccio io, e anche se te lo faccio vedere poi vai a casa e hai delle difficoltà, o devo cercare di semplificarti al meglio il lavoro. Semplificare il lavoro non vuol dire far fare 72 cose e poi rifilarle tutte 72, perché a uno gli passa la poesia. Perché le fai giuste, magari ti vengono un pochettino storte, non importa, ma se devi farne 70. Dico 70 perché è un numero a caso, non perché qui ce ne siano 70. Ne devi fare 70, le cuci tutte, le hai già tagliate, le hai cucite, talalala, tutta una menata che non finisce più, e dopo le devi tutte rifilare per portarle a misura. Nessuno farà più il patchwork, perché dopo un po' uno si rompe, capito? Perché se devi fare un pezzettino è una cosa, se devi fare magari un grosso lavoro e riprendere in mano lo stesso lavoro 4 volte, magari ti scappa la voglia, perlomeno a me. Quindi quando insegno cerco di mettere dentro dei trucchetti per farvi venire il lavoro preciso. Ricordate che non sembra detto da me dopo la telma mi fa una capa tanta. Siamo qui per divertirci. È vero che io dico sempre che bisogna essere precisi, ma sai, questo, intanto stiro, se no non andiamo più a casa. Torno sempre sul discorso delle recensioni negative, no? Perché pensavo, sai, noi per abitudine non lasciamo mai le recensioni negative perché sappiamo cosa vuol dire riceverle. Lasciamo, se dobbiamo lasciare una recensione, la lasciamo positiva o se no ci asteniamo. Perché tanto a uno che gli lasci una recensione negativa non gli frega. Il fatto che questa persona però si sia impegnato comunque a spedire il pacco, a mettere i regali, a fare questo, a fare quello. Io pensavo oggi, è un po' come le mie signore del patchwork, no? Io vedo dei lavori, posso dirlo, orribili, perché è la realtà dei fatti, perché nessuno nasce imparato. Quindi vedo dei lavori fatti belli e dei lavori bruttissimi. E poi penso, ma già il fatto che questa qui l'abbia fatto, l'ha fatto tutti i giorni, ha comperato il tessuto, Telma, registrami perché dopo non mi sentirai mai più dire queste parole. È comunque meritevole. Quindi, perché stare lì a rompere le scatole a qualcuno che comunque hai voluto imparare? Cuce tutti i giorni, sto parlando di voi, no? E devo stare lì a dire no, questo non va bene, no, quell'altro non va bene.
lo sappiamo tutti che non va bene. Allora, un conto è un corso vis-à-vis, che siete qui e io faccio il lancio della mattonella perché so io che non va bene, sapete voi che non va bene. Ma io penso, c'è tanta gente che mi segue e che si sta tanto impegnando che ci sia un quarto di pollice in più, un quarto di pollice in meno. Io li so i trucchetti per riuscire a realizzare un lavoro portato a misura pur avendo tutti i pezzi storti, perché questo è il mio lavoro. Ma chi lo fa per divertirsi, posso dirvi adesso così, e poi peccato che è registrata questa cosa, resta per sempre, ma che ce frega, cioè il lavoro vi è piaciuto, avete voglia di continuare a farlo, non vi verrà preciso la prima volta, non vi verrà preciso la seconda volta, io non sono a casa vostra a guardarlo tutti i giorni. E quello, le persone a cui lo farete vedere lo troveranno sempre bellissimo. Oppure dite che l'ha fatto la Thelma Elise, adesso scegliete voi. Quando vi dicono, ma qui, come il signor Semistiri, questa cosa, ma qui è un po' storta, mia, pregatene, stirala, non ti ho detto di guardare se è diritto o se è storta. Guarda qui, ti si apre un po' la cucitura, Silvio, vai avanti che siamo in ritardo, dai. Ecco, se non trovate... Paola chiede se ci sarà un kit per questo tavolo. Sì, non l'abbiamo postato il costo, sì, domani postiamo il costo del centro tavola, proprio oggi avevo preparato i tessuti mentre stavo finendo questa cosa qua per poterlo postare. Poi la Silvia dice, come fai a dormire così poco? Anch'io capita di tirare le tre, ma il giorno dopo sono KO, dice lei. Esattamente, difatti adesso mentre ero andata su a lavarmi i denti e mettermi il fard prima di fare la diretta, tra me e me pensavo, certo che farlo a mezzogiorno in live ho sicuramente un'altra faccia, però pensate come sono doppata adesso e se facessi la diretta a mezzogiorno, yahoo, sto così. Poi a quest'ora sono già un pochino più calma e ho un doping naturale io addosso, quindi... Purtroppo Natasha dice che è super d'accordo, anche lei non lascia mai le recensioni negative che restano a se stesse. Sì, cioè, perché io ricordo sempre e ricordo sempre a voi quando ho conosciuto la Thelma. È venuta una volta e ha detto, qua dentro non ci verrò mai più. E poi ha detto, vabbè, magari avrà avuto una buona giornata, una pessima giornata. È tornata la seconda volta e ha detto, qua dentro non ci verrò mai più. Anzi, è andata a casa da Roberto. E poi? Ma ci sono tanti posti anche noi dove abbiamo detto, ma... No, signor Silvio. Francesca dice, il bello delle cose fatte a mano è anche le piccole imperfezioni, ma poca. A me me lo dici, sono abituata con la Thelma Elise, io, cioè... Noi ci proviamo ad essere precise, dice Titi. Dalla Spagna sì, sono totalmente d'accordo, perché Paolo sta traducendo tutto, tutto, tutto. Natasha invece dice, è un po' come le Granny, la diciannovesima sarà precisa. La diciannovesima sarà precisa. Difatti ho detto al signor Silvio, guarda, quando ha detto, ma questa qui è tutta storta. E io gli ho detto, perché quella lì era quella che non volevo rifilare. Poi dopo ho trovato la mia tecnica per non rifilare queste, perché le ho fatte tutte senza rifilarle. Vorrei farvi vedere che margine di cucitura ho dentro. No, non farlo vedere. Avrò dentro un centimetro perché ho buttato tutto all'interno. Però capisco che questo lo posso fare io, perché faccio questo lavoro da 25 anni. Chi lo fa all'inizio magari non ha la malizia e l'accortezza dei barbari di sapere i barbatrucchi, di conseguenza uno fa un po' come riesce, che va benissimo lo stesso. Cioè, vi ripeto, vedo tanti lavori bruttissimi e tanti anche però fatti bene, eh? Io indistintamente, se vedete, quando scrivo qualche cosa nei post o da qualche parte, non vi dirò mai, almeno che proprio non abbiate sbagliato. Ho visto un vostro lavoro di una di voi, ad esempio, su un altro gruppo settimana scorsa.
E in negozio per la prima volta ho detto questa cosa. Guarda, questa nostra cliente sta facendo un lavoro con un altro gruppo e ha postato quel lavoro orribile. Meno male gliel'ha postato agli altri, perché se l'avesse postato nel nostro gruppo gli avrei mangiato via la testa. Perché io le cose le vedo, non pensiate. Faccio finta di niente, ma... Però, se dopo uno è contento così e pensa di saper fare il patchwork e pensa di non voler fare un corso base, a noi che cosa ce ne frega? Continua a comprare la stoffa, cioè siamo contenti lo stesso, no? Sono anche le donne grigie adesso che si parlano nella Perché chat. non riesco a fare... Ok, 3 e mezzo. Mi sto menando un attimo via perché chiacchiero. E insomma c'è un po' di tutto. E io metto sempre, hai fatto un bellissimo lavoro. Oppure metto sempre, mi piace. Perché ti devo mortificare? Se ti avessi qui sotto le mani probabilmente ti mangerei via la testa. Ma online, dove tutti possono vedere, non è carino. Cioè, io non lo faccio, insomma. Almeno che non sia proprio una cosa... Allora ti dico, guarda, fai questo piuttosto che quello là, perché secondo me è meglio. Vieni in negozio che ti faccio vedere. Vieni in negozio che ti mangio via una mano, così dopo non puoi più cucire. Allora, mi sposto un attimo questo e vado a comporre, ad esempio... Aspettate, perché io mi meno sempre via con questi lavorettini. Ok, ci siamo. Ecco qui, vedete come si monta? Adesso qui andrò a mettere un altro di questi. Poi qui avrò un altro di questi. Qui adesso avremo le metà che andranno a comporre il nostro bordo. Adesso ve ne faccio vedere solo un pezzettino, chiaramente. Questo così. Questo così. Dai, guardate che tenero che è! Pensate poi quando sono tante. Di queste qui ne abbiamo 6, quindi poi andremo avanti in orizzontale. Adesso ho bisogno di questi. Non ho portato di qua questo tessuto, forse. Negli angoli non mi ricordo la misura, ma adesso vado a vedere. Ok, ho bisogno di un tessutino, eccoli qua, me li ero già preparati, fammi vedere se vanno bene. No, un pochino più piccoli. Però volevo questo qui. Posso avere questo tessuto per favore, che mi servirebbe proprio? Perché non vado a utilizzare questo, anche se mi serve un triangolo? Perché questo qui è un quadrato tagliato in quattro. Io invece ho bisogno di un quadrato tagliato a metà, quindi la diagonale. Nadia dice, io ho fatto il tuo corso base, me lo hai fatto amare, ma ho tanto da imparare. Guarda, anche io ho tantissimo da imparare. Per quello leggo un sacco di libri. Adesso sto studiando altro veramente, perché vorrei migliorare su altre cose. Anche ho detto questo, mi è arrivato questo. Ho detto questo, mi è arrivato questo. Vorrei migliorare, vorrei essere più tecnologica, riuscire a fare delle cose migliori e darvi un servizio migliore sui social, perché naturalmente, come vi diciamo sempre, io sono qua, voi siete lì e vorrei cercare di farvi vedere meglio.
Infatti abbiamo comprato una cosa per il nuovo microfono, prenderemo le nuove luci, ci sarà una nuova videocamera lì, una nuova videocamera qua, una nuova videocamera là. Insomma, bisogna crescere piano piano. Diciamo che alcune volte alcune situazioni non aiutano, grazie. Però piano piano ce la faremo. Posso leggere un Come commento? no? Marta dice: ho il sospetto di aver avuto, di aver fatto un corso base una ventina di anni fa con una tua ex allieva, alunna. Mi ha detto che la sua maestra mai avrebbe usato il giallo acceso dentro qui. Di dov'è questa Marta? L'abbiamo detto settimana scorsa, ma non mi ricordo. Sapete da Treviso, quale zona lì. Sarà di Treviso. Però pensa che abbiamo anche delle signore che mi... Allora, un'altra cosa voglio dirvi, che il mondo è piccolo e la gente mormora, no? Come diceva quell'attore che mi piaceva tanto e che adesso non c'è più. Ogni tanto arriva qualcuno e, ah, sai, sono andato lì e parlavano male di te, sono andata là e parlavano male di me. Va bene, non importa. Perché quando parlate delle altre persone, non sapete con chi parlate, anche voi, clienti della Roberta. Cercate di parlare sempre bene, perché poi dopo la gente pettegola, dopo me lo viene a dire, quindi. Oppure non è pettegola, magari sono amiche e voi non sapete che io conosco altra gente in giro per il mondo, anche all'estero, e dopo me lo raccontano. Di Lecco. Vi lecco. Non lo so. Vabbè, dopo scrivimi chi è la tua maestra, ti dico se le ho insegnato oppure no. Però diciamo che il giallo non è proprio tra i miei colori. Anche se qui, vedete, nell'autunno il giallo e Dietro. l'arancione, anche dietro. Beh, perché questo qui ha 20. Questo tessuto qui l'ho comperato, adesso vi dico, che avevo 29 anni. Dove l'ho comperato? A Minneapolis. È di Robin Pandolf, me lo ricordo ancora perché ho amato tantissimo alcuni colori. Avevo fatto anche un quilt tutto rosso e giallo che adesso non ho più. E questo quilt sì. Queste erano le mattonelle che facevo quando avevo 27 anni e andavo in giro per l'Italia a fare i corsi. Quindi quando insegnavo nei corsi a fare la stella, poi mi avanzavano le stelle e montavo i quilt. Pensa che vita! Insomma, c'è un po' di tutto. E me li porto dietro. Francesca Di Eusebio dice una cosa vera. La bellezza è sentirsi inclusa in un gruppo, in una community, pian piano, con assiduità e perseveranza, si migliorerà nel lavoro. Certificata. Essere gratificata aiuta a innalzare l'autostima. Allora, vi racconto una cosa di uno studio. Sapete che io vi parlo un po' di patchwork e un po' di altro. Non ricordo in quale università, veramente non me lo ricordo, ma hanno fatto un caso studio. Hanno preso 100 studenti più 100 studenti. A tutti hanno dato lo stesso test da fare, senza guardare gli errori oppure no, adesso non ricordo bene perché questo risale a quando studiavo. Alcuni li hanno spronati, altri li hanno declassati, cioè li hanno cazziati. Non so come si dice in gergo, ma pure di parlare con voi che non parlate bene l'italiano, perdo i Rimproverati. vocaboli. Non è che li hanno rimproverati, comunque non gli hanno fatto dei complimenti. Questo invece, il metodo americano, chiamiamolo così, è quello di incentivare, che è il metodo del signor Silvio, che ci insegna sempre. Che è quello di non criticare mai le persone, ma digli non ti preoccupare, vedrai. Hai visto che però imparo piano piano? Anni e anni. Nonostante quei 100 avessero sbagliato, sono stati quelli che sono andati avanti e che sono migliorati comunque nel loro lavoro scolastico rispetto agli altri. Vi dico 100, potevano essere 1000, era proprio un caso studio di una cosa abbastanza nota. E perché il continuo rimprovero a lungo, perché io ti posso rimproverare, ti dico guarda, devi farlo bene, devi farlo bene, devi farlo bene, ma se dopo tu continui a sbagliare, tanto io ho capito che tu
non potrei mai farlo in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi il con... perché mi guardi? No, non è nel rimproverare, era nel modo che, capito, ho Non visto c'è. questo studio qua. Non incentivare le persone È a... un modo, e questi si sentivano stimolati a migliorare. Quelli che erano già bravissimi non avevano nessun motto di essere migliori, no? No, no, non è Non quella era cosa lì. così. No, chi aveva, entrambi avevano, entrambe le persone avevano sbagliato, ma non sono stati guardati i voti. Indistintamente dal risultato che avevano gli studenti, 100 venivano gratificati, 100 non venivano gratificati. Demotivati. Demotivati, ma neanche demotivati. Gli davano 2, 3, 4, gli davano dei voti pessimi. I 100 motivati, indipendentemente se avessero fatto giusto o sbagliato il loro lavoro, comunque hanno avuto una crescita. Gli altri, che non sono stati motivati, hanno avuto un decrescendo del loro lavoro. Questo capita un po' con i genitori, con i bambini, no? Ci sono quelli che spronano i figli a fare sempre meglio, poi ci sono quelli sempre ninni ninni. Vediamo come crescerà Leonardo. Non lo so. Però, insomma, ci sono persone che spronano e persone che no, oppure persone che ti invogliano a fare delle cose e persone che no. Poi c'è il modo di dire le cose, si chiama tone of voice, cioè il saper parlare con le persone, l'incentivare, il motivare, e questa è un altro filone. Bene, ciao. Vado a stirare. La Lorraine che ha scritto una frase in inglese che io non leggerò perché sbaglierò Legge il sicuramente. signor Silvio. Positive reinforcement. Or. Positive reinforcement. Esattamente. Il positive reinforcement. Oppure È un. critica costruttiva in No, inglese no, è no, no, scritto. non è una Come critica scritto? costruttiva, ma non è una critica in realtà, perché la critica costruttiva, no, tu incentivi proprio le persone a fare del meglio, ma non necessariamente criticandoli, comunque spronandoli. Sto studiando un sacco per migliorare, volevo dirvelo, mi sto impegnando. Sono i bravi insegnanti, ha detto Silvia. Tornando a Marta, ha detto che quella insegnante, la sua maestra, diceva, aspetta che la riprendo, mi aveva detto che la maestra era bravissima, Non ma ero le io. mattonelle, se erano sbagliate, decolavano proprio. Forse quella ero io. Se decollavano le mattonelle ero io. Sul fatto che fossi bravissima, non lo so. Forse non ero io. Allora, eccoci qua. Uno. Due. Quadratini da 3,5 marroni. Ah, mi sono persa, siamo a 122 like, grazie! Grazie, ma grazie, grazie, Tutte voi che state qua con noi, siete iscritti al canale? grazie, grazie. Iscritte con la I davanti. Iscritte? Iscritte al canale? Fatelo! Attivate le notifiche, così ogni volta che viene caricato un video, voi ricevete le notifiche. Esattamente. Sarete avvisati. Questo, aspetta che io chiacchiero nel frattempo. Allora, questo va poi nell'angolo, ma questa è un'altra cosa perché va anche il bordo di questo è carino, dopo ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Questo che misura ha? Fatemi vedere. Perché chiacchiero, chiacchiero, dopo io mi meno via. Quelli dovremmo esserci, questi non so se ho fatto la misura esatta. Aspettate
Speriamo di sì. Penso di no, perché mi manca il bordino. Perché lei deve cucire. Lo so, ma non lo trovo qua. No, è giusto. Ma non c'è la misura, aspetta un attimo. Allora, devo leggere perché a quest'ora incomincio a vacillare. Un'altra cosa carina che volevo dirvi di quando fanno. Ah, ma è. Luciana dice che viene molto carino. Li avevo già tagliati, scusatemi, mi sono imbesuita, come si suol dire. Eccolo qua. Perché dopo lo fanno rifilare, con questa storia del rifilo che mi è nata. Incomincio a odiarli tutti quelli che mi fanno rifilare le cose, eh. E voilà. Poi abbiamo questo qui. E poi abbiamo questo qua. Anzi, metto questo qui e metto questo qua. Ok, questo per farvi vedere che questo è un angolo del nostro lavoro. Attendete un secondino che vi faccio un riassuntino, esatto. Eccolo qui, questo è un angolo del nostro lavoro. Il runner chiaramente è in orizzontale, poi manca ancora tutto il bordo, tutti i fiori, le applicazioni e tutto il resto. Quello domani. Questa volta non possiamo andare a montare in orizzontale come abbiamo sempre fatto. Andremo a montare in diagonale. Naturalmente sul nostro libretto c'è lo schema di montaggio, perché se no come si fa? Allora, andando a montare in diagonale, andremo sempre a cucire le nostre strisce, così, come se fosse una mattonella, però vista dall'altra parte, e avremo le punte. Cosa succede per gli angoli? L'angolo è la prima cosa che vado a cucire. 1, 2, 3 e 4, e giro i quattro angoli. Vado naturalmente a utilizzare mai della storta questa, quindi, ma non si vede tanto, non vi preoccupate. L'ha fatta la Telma anche questa, secondo me. C'è lavoro un sacco ultimamente, però, Telma. Veramente. Ecco qui. Gli angoli è la prima cosa che andiamo a fare. Saluti da Gioia. Da Gioia Tauro. Da Gioia che cosa? Scusatemi. Gli occhiali da vista, perché a quest'ora incomincio a non vedere più. Eccomi. Ok, ora vedo molto meglio. Ricordo a chi è nuovo e anche a chi è vecchio e non segue quello che dice la Roberta di tenere sempre il lavoro bello pulito dai fili e il tavolo il più possibile in ordine mentre state lavorando, perché lavorare nel casino o nel disordine non è piacevole. Allora, abbiamo fatto il nostro angolo. Adesso la prima cosa, anzi la seconda cosa che vado a fare, vado ad attaccare gli altri triangoli. Qui avete, secondo il libro, ma non secondo la Roberta, margine d'errore, perché tanto poi vi fanno rifilare tutto in modo che il vostro bordo arrivi preciso con le punte a un quarto di pollice. Cosa vi devo dire? Non importa. Se la scuola non dà fastidio alla cucitura.
No, assolutamente, una colla ultra leggera, mi danno più fastidio gli Ma nel momento spilli. in cui si stira la colla non c'è più, cioè No, non c'è non più la c'è più colla. l'umidità e quindi di conseguenza non dà nessun fastidio. No, assolutamente, anzi. E qua in Italia chiedono la colla prima di cucire. Sì, la colla Facciamo un sostituisce. ripasso di colla H. Anche dal Portogallo hanno chiesto come si usa. Facciamo un ripasso della colla Acron. Questa è una colla idrosolubile non tossica e si utilizza specialmente nei lavori piccoli al posto degli spilli. Delle microperle Si di mettono delle gel. micro perle di gel, esattamente. Cosa sto facendo? Che chiacchiero? Ok. E sono delle micro perle che vanno a sostituire l'utilizzo degli spillini. Quindi vieni messa nel Viene messa quarto. nel quarto di pollice e si attiva con il calore, perché vedete, se no così non mi fa niente. Mentre se io la vado a scaldare, lei si asciuga e mi dà la possibilità di cucire perfettamente. Ma Ripeto. invece se sbaglio e la volessi sistemare? Tra là! Quello dovete È rimetterlo. magia! Ma è morbida, non è dura come quella della Roxanne. Questa è una semi imbastitura liquida. È sempre un'imbastitura liquida, ma molto più leggera. Poi quando la lavate non si vede più. No, Ma è tossica? non è tossica. Certo, io non la berrei, però Se carica. Ma c'è profumo? non c'è profumo, non c'è niente. Non c'è niente. Non sappiamo di cosa è fatto. Anche l'acqua dell'Acorn non è tossica, non ha profumo, non ha niente. Eppure è magica. Luciana dice, sullo sveco poi è fenomenale. Esattamente, serve. Questo è uno dei motivi principali per cui serve. Ecco qui, e abbiamo fatto il nostro angolo. Ora Con tanto dobbiamo amore. andare a montare quest'altra striscia. Ok, perché poi mi sposto e sbaglio. Allora, Grande la cola da Nobel, dico. per rassicurarvi, volevo dirvi che io sbaglio un milione di volte. Non è che faccio un lavoro e sempre mi viene preciso al primo colpo, anzi, e il più delle volte sbaglio perché non leggo. E questo è un errore che imputo sempre alle mie alunne o ai miei alunni, anche quando insegnavo a scuola. Perché guardiamo, diamo un'occhiata, io sono un campione mondiale di questo e poi faccio, signor Silvio, cazzarola, non mi è venuto. E lui, hai letto bene? Come quando gli dico, la macchina non va, hai infilato bene la bobina? Sì, sempre le stesse cose mi dici. Non va, hai infilato bene la bobina? Sì. Poi sfilo la bobina, rimetto la bobina, leggo il libro e viene sempre tutto preciso. Molti sono errori di fretta, errori di distrazione, Problemi di presunzione. errori di presunzione, non ne faccio mai, sciocca personcina. Non ti parlo più. Quindi è come una tela adesiva, solo che stai usando una cola, è come se si sostituisce la tela con la cola, giusto? Chi è che la dice questa cosa? Elisabetta Lunghi. È come se sostituissi il bordino, quello da un quarto di pollice termoadesivo, con una cosa liquida, sì. Però quello termoadesivo, la striscina, può dar fastidio quando si cuce. L'ago. Allora, c'è un prodotto fantastico della Boen, no? Proprio di quello parlavamo ieri o oggi, non mi ricordo. Che è un nastrino termoadesivo a freddo eccezionale, un prodotto fantastico. Ma
mi sporca l'ago. E io che sono una noiosa, non so se lo sapete. E a proposito, dietro, per favore, non fate come ho fatto io prima che andavo di fretta, apritemi tutti questi cosi così. Aprite tutte le cuciture fatte bene e non puffate come le ho fatte prima. Cosa mangi? Hai mangiato uno sbadiglio? Io ho mangiato una punta adesso, ad esempio. Cucio sempre con le punte rivolte verso l'alto al posto che l'altro tessuto, perché così so esattamente sempre dove andare a cucire. Abituata a vedere sempre i lavori delle dirette che sono sempre tutti storti, oggi quando abbiamo appeso questo, anzi quando l'ho tirato giù che era di sopra, andavo a controllare le punte, mi facevo, però riesco anche a farle precise quando non faccio le dirette, tutte le puntine, pensavo, ma come ero brava una volta, adesso è l'età. Cucio un'altra striscia, la vista, sì, anche la vista, perché volevo... No, volevo montarvi un pezzetto del bordo, ma invece devo montare prima il bordo lungo, quindi questo non riesco a farvelo vedere. Ma vi faccio vedere il bordino divertente e simpatico che c'è alla fine del nostro lavoro. Perché dopo aver realizzato questo pezzo, va messo una striscina tutta attorno. E poi il bordo viene fatto con tanti avanzi, molto carino e molto divertente. Sapete quando io vi dico per il binding... Ricicliamo un po' di tessuto, per quest'altra cosa ricicliamo un po' di tessuto. E anche qui, nella pezzatura che si prende per fare l'interno del quilt, poi con tutto il resto si fa il bordo finale. Che è una cosa carina, perché così si utilizzano un po' di tessuti, senza che poi li avanziamo inutilmente e li accatastiamo. Vedete, dovete farlo così e non così, così un po' impreciso. Carino. Sì, è veramente molto carino. E adesso vi faccio vedere la chicca. Del fatto che se anche uno non è preciso va bene lo stesso. Aspettate che cucio questa striscina a quella lì e vi spiego, perché in questo caso per chi non è preciso avere la possibilità di rifilare è sicuramente più comodo. Quanto mi piace questa cosa? Zero. Adesso andiamo a mettere questo su questo. Allora, per chi non conosceva la colla Acorn, la possiamo usare sui piccoli pezzi. Quando dobbiamo montare un bordo di un quilt, scusate, volete sapere se mi è passata la tosse? No. Quando andiamo a montarla sul bordo di un quilt, essendo un'imbastitura delicata, tenderà ad aprirsi per il peso. Quindi non va bene, dobbiamo usare il nostro... nastrino da un quarto di pollice.
moltissimo. Guardate adesso le immagini e vedrete la nuova collezione che uscirà con il nuovo anno, sarà stupendissima. Noi ce l'abbiamo già qui in negozio da un paio di mesi, i campioni della nuova collezione, e ogni volta che li guardo resto sempre affascinata. Allora, questo è l'angolo del nostro lavoro. Perché vi dicevo che qui si può un attimino camuffare l'errore? Perché loro vi fanno cucire, l'autrice del libro, che è una donna, vi fa lasciare questo pezzo molto grande. Quando avete composto tutto il vostro lavoro, vi dice da qua, da questa punta al bordo c'è un quarto di pollice. Adesso c'è più di mezzo pollice, quindi poi andrete a rifilare tutto il bordo, portando tutto il bordo a un quarto di pollice. Il vostro lavoro vi verrà preciso. Questa è una cosa carina, però non si può sempre fare così in tutti i lavori, perché voi dovete imparare ad essere precise, o perlomeno il più preciso possibile, perché non tutti i libri vi insegnano. A rifilare, perché rifilare non è sempre corretto, cioè uno vi insegna ad essere precisi e ad ottenere il miglior lavoro con la miglior precisione. Se io mi devo basare sempre sul fatto che dopo posso rifilare, non è tanto corretto, perché ci sono delle volte dove non si può rifilare e io devo essere precisa per forza, o preciso, dipende chi lo fa. Spero da Siro, adesso mi fa venire anche la tosse. Allora, il bordo, adesso qui ci sarà una striscettina del libro, ve lo lascio qui così lo potete vedere. Qui ci saranno delle striscettine che andranno a contornare il nostro lavoro in questo modo. Non volevo proprio tanto l'arancione, però comunque che avesse una base con dei toni autunnali. Però si può utilizzare tutto l'anno, perché ho messo dentro dei colori base però caldi che richiamino l'autunno. E il bordo com'è fatto? Aspettate che metto sotto questo. Il bordo è fatto semplicemente tutto a fettine. Mi ero tagliata i quattro quadrati che andavano negli angoli, eccoli qua. Negli angoli avremo dei quadrati, così. E poi tutto attorno avremo tutti gli avanzi del nostro quiltino interno. Vedete, comunque ho cercato di mantenere dei toni delicati però carini, divertenti. Il bordo è tutto chiaro e poi finisce con un binding scuro che incornicia il nostro lavoro. Anche qui l'autrice dice tagliate queste strisce da, che ne so, da un pollice e mezzo a due pollici. Dammi la misura giusta da ritagliare, non può essere variabile. Vedete? E potete contornare tutto il vostro lavoro in questo modo. Io lo trovo molto carino e divertente, poi soprattutto alla portata di tutti, è una cosa molto facile da realizzare. Mamma mia, che meraviglia! Io non riesco a vederlo nel video, perché nel video si vede sempre meglio che
Però guarda questo pezzo già stirato, com'è proprio carino. E poi lo completate, quindi fate tutta la parte interna, andate a montare le strisce e poi tutto il bordo. Quando l'avete completato tutto, passate all'applicazione. L'applicazione, insomma, ve l'ho fatta vedere un po' di volte, poi magari quando l'ho terminato vi farò vedere su Instagram TV come si fanno anche le applicazioni. Quindi mi Quanti tessuti raccomando. più o meno usi di diversi? Quanti tessuti? Io qui ho usato 18, 36 tessuti differenti, circa 30 tessuti differenti, adesso non mi ricordo di preciso. Davvero delizioso. Anche secondo Che me. bella ambientazione autunnale. Le zucche sono bellissime, ma anche la frutta e i melograni. Colori abbinati magistralmente coi colori del runner. Va queste meline. Fantastico! Guarda, qua sono abbinate a questa qua le meline. Quindi non vi resta altro che lavorare adesso. Cucire, Cucire, cucire. cucire, cucire! Esattamente. Lo trovo veramente molto carino. Perché di solito i lavori piccoli sono abbastanza veloci. Questo è piccolo, un pochino complesso. Cioè complesso no, è un po' più lungo. Però calcolate che queste mattonelline qui le fate tutte circa in 2 ore, 2 ore e mezza. Quindi in una giornata intera, calcoliamo 8 ore di lavoro, fatto bene, riuscite a fare tutto il lavoro. Se poi lo spezzettate, mettete 3-4 pomeriggi, ce la fate a fare tutto il lavoro. Insomma, è una cosa fattibile. No, signor Silvio? Grazie. E basta, tutto qui. Non posso farvi lo spoiler perché vorrei dirvi che ci sono dei nuovissimi lavori che partiranno a breve. Ma soprattutto del tessuto bianco è Ah, non ho fatto le foto. arrivato! Allora, sono arrivati, volevo dirvi. 20-25 nuovi tessuti bianchi. E per chi stava aspettando dal lockdown il tessuto coi soffioni, l'ho ritrovato e ve l'ho comperato. Quindi, da domani dovrebbe essere online. Non lo sappiamo. Mi sembra di sì, perché li sta caricando la Noemi. Quindi dopo scriverò, mi raccomando, carica subito il tessuto coi soffioni. Perché domani sapete che riceverete la newsletter, quindi iscrivetevi subito alla newsletter. Intanto lo dico anche alle signore nuove che magari non sono iscritte alla newsletter. Se vi iscrivete alla newsletter, in fondo alla pagina del mio negozio online, tutte le domeniche mattina alle 7 per 24 ore potete scaricare un cartamodello gratuito. E tutti i mercoledì invece, avete visto come riusciamo a essere quasi puntuali ultimamente? Ci posso credere. Cioè, io urlo dalla mattina alla sera qua per fargli puntuali a tutti. Tutti i mercoledì vi arriva una mail con il riepilogativo di tutto quello che è arrivato di nuovo e che abbiamo inserito durante questa settimana, da mercoledì a mercoledì. Se questa sera prima di andare a dormire riusciamo a fare un ordine, nei prossimi giorni vi posterò un paio di progetti fighissimi. Uno che partirà a breve appena arriva una cosa che ci manca, ma non ve lo posso dire. L'altro è un progetto che invece vorrei fare, tratto da un libro appena uscito, cioè è uscito ieri, è arrivato oggi il libro, anche per le principianti. Quello vorrei farlo, mi piacerebbe tutti i pomeriggi, però non so se ce la faccio. Adesso vediamo. Se ce la faccio su Instagram, perché su Instagram non ho bisogno di avere 4 persone che mi seguono, perché quando noi lavoriamo per un video così stiamo lavorando in quattro: io, il signor Silvio, la Telmelisi, il bambino e Claudio che prepara tutto anche l'ambaradan. E ci vogliono giorni e giorni di lavoro. Se lo faccio su Instagram da sola è tutto molto più semplice. Se riuscissi a farlo in diretta su Instagram sarebbe ancora più semplice perché ci sono solo io, non c'è nessuno che mi riprende, riesco con il cavalletto a farmi tutto ed è un pochettino più comodo, riesco a fare più video. Per quello vi chiedo, iscrivetevi a Instagram perché sono più autonoma, cioè anche se non c'è nessuno, ognuno può fare il suo lavoro, io mi riprendo e poi vi posto il video.
per quello. Tanti complimenti per l'ambientazione. È bellissimo, è molto delizioso il lavoro. Dalla Spagna chiedono invece del lavoro col libro Simple sempre. Non posso dirvi niente, continuate a seguirci, che nei prossimi giorni avrete delle novità. Cioè abbiamo mosso tutti gli Stati Uniti per avere una cosa che c'è stata, la Thelma non lo sa, c'è stata una corrispondenza assidua con gli Stati Uniti per avere della merce che c'era all'interno del libro e non c'entrava Kim Deal, anzi si è messa in mezzo anche lei a mandare mail, quindi speriamo che per settimana prossima arrivi una cosa che non posso dirvi, così possiamo partire. Però veramente negli Stati Uniti si sono fatti in 15 fornitori, anche gente che non ci conosceva per farci avere questa merce. Quindi, a differenza dell'Italia, dove siamo qua, proprio oggi pensavo, no? Cioè, siamo qui a contenderci, voi che siete i nostri clienti, ma come diceva mia nonna, scusatemi, è ni più di puaret, cioè sono i conti dei poveretti, perché il bacino di utenza in Italia è piccolo così. Siete 3.000, 5.000, 10.000 persone che cucite rispetto agli Stati Uniti, che è grande così e che non gliene potrebbe fregare di meno. Invece anche per me, che non sono nessuno, c'è stata una corrispondenza pazzesca per contattare altri fornitori, dall'editore tra l'altro, per farci avere della merce, per fare questi progetti che sono gratuiti per il popolo italiano, che non gliene frega niente a nessuno. Invece ci hanno tenuto e io sono molto felice di questo, pur non essendo io nessuno. No, signor Silvio, eravamo un po' emozionati perché arrivavano sempre le mail a delle ore impossibili e lui, oh, ma guarda, ci hanno scritto, ma hai visto cosa sta facendo questa signora? Brava la nostra Wendy, si chiama. Poi vi racconterò tutto. Quando avremo fatto il tutto? Quello è una delle sorprese. Poi ce n'è un'altra molto carina, che è quella che vorrei fare tutti i pomeriggi, se ce la faccio, con la videocamera da sola, in modo da far lavorare tante persone, anche principianti. Bene, c'ho tante di quelle cose per la testa che voi non avete idea. E devo fare dei ringraziamenti prima di chiudere, perché sapete che io sono qui davanti a voi, ma dietro di me ci sono un sacchissimo di persone. Ci sono un sacchissimo di persone che per me e per voi lavorano, si può dire, a gratis, gratuitamente. Quindi ringraziamo la Thelma, che oramai sono anni che è a gratis ed è qui sempre con noi. Ringraziamo Leonardo. Da condannato, tutti i martedì di sua vita è passato da lì. Tutti i martedì della sua vita è qui, ma sta qua pure tutto il giorno. Oramai va in giro, adesso mette a apri i cassetti, tira fuori le cose. Pensa quando adesso imparare a tirare gli spilli delle pezze. Gli spilli dalle pezze, tira fuori le pezze dagli scaffali, apre tutti i cassetti, rincorre i gatti. Cioè abbiamo il nostro da fare qui. Vorrei ringraziare Elena Prina, che è una mia carissima amica, che se non ci fosse lei che mi aiuta a ricamare, a montare gli appliqué, perché abbiamo un sacco di progetti già fatti, perché si sta veramente dando da fare tantissimo a casa, pur venendo qui a consegnare i lavori solo un giorno alla settimana. Però grazie a lei voi vedete i ricami come quelli della settimana scorsa, vedete dei pannellini che vi farò vedere, vedrete un progetto che andrà a Natale grandissimo, che ho fatto in collaborazione con lei, e insomma, grazie Elena. Ringraziamo la Paola, che trasmette tutti i giorni da anni, tutti i martedì, dalla Spagna, e che così ci fa conoscere a tutto il popolo di lingua ispanica. Tutti i martedì, tutte le volte che la campanellina suona. Tutti i martedì, ma poi si è tradotta anche un pezzetto del sito, ha tradotto in spagnolo il corso di patchwork, insomma. Grazie Paola. Ringraziamo una mia carissima amica, che è stata anche una mia commessa delle fiere tanti anni fa, che si chiama Cristina, che nonostante tutti i problemi, nonostante lavori per un altro negozio, nonostante tutto, i quilt che spesso vedete alle mie spalle li cuce lei. Quindi, perché magari io inizio e poi c'è chi va avanti a cucire, perché io nel frattempo passo a un altro progetto, oppure quando io ho tanto da scrivere c'è chi mi cuce.
Ringrazio la nostra Noemi, perché i quilt che vedete anche quelli alle mie spalle sono della Noemi, perché io inizio a fare un milione di progetti e lei, nonostante abbia partorito una volta, nonostante abbia partorito due volte, nonostante, monta tutti i lavori. Oppure, quando voi ci mandate qualche cosa qui a trapuntare e non l'avete fatto proprio benissimo, la Noemi arriva come ieri mattina, porta a casa i lavori delle clienti, ve li scuce, ve li rimonta, si trapuntano e poi vi arriva il lavoro fatto. E chi ci manca? Mi sono persa qualcuno? Diciamo che queste persone sono quelle che sono sempre fisse qui, gratuitamente, per poter mandare avanti questi progetti, dai quali spesso non guadagniamo niente, però ci piace divertirci così. Bene, ho finito. Mi sono dimenticata qualcuno di ringraziare? Chi ci cuce? Chi ci ricama? Chi ci ricama? Ma la nostra Graziella adesso, che all'alba dei suoi 87 anni, si è messa ad aiutarmi a ricamare. Perché così passa anche lei un po' le serate e mi dice: vorrei ricamarti se tu mi preparassi il lavoro. E vedrete fra poco tutto il mio Snow Days, finalmente. A proposito, Graziella, ho tirato fuori, siccome c'ho sempre piena di progetti, un lavorino tutto da ricamare, però è piccolo così. Più semplice dello Snow Days perché devo montare assolutamente una cosa da farvi vedere bellissima. Un piccolo spoiler ve lo posso fare perché è di Yoko Saito, però è un progetto che nessuno ha mai apprezzato abbastanza, ma secondo me è delizioso perché è semplice, si può utilizzare, quindi vedrete poi che cosa sarà e si può ricamare la sera sul divano perché è una cosa semplicissima, facile e alla portata di tutti. Per questo avrò bisogno della nostra Graziella. E le auguriamo altri 200 anni alla Graziella con tutto quello che deve ricamare. Hai dimenticato di ringraziare te stessa. Ma io sono qui per voi, quindi cosa devo fare? E il signor Silvio, che ha due palle così a furia di sopportarci tutti, anche questa sera. Dai, tagliami questo, fai quello. Poi io, dopo io, a volte, quando sono stanca, non ho magari dei bei modi. Non so se lo sapete voi. Allora gli dico: mamma mia, come sei lento però, signor Silvio, per tagliare due quadrati tutto questo tempo. Ho fatto la pipì, mi sono pettinata, mi sono messa il fardo, ho lavato i denti e sei ancora qui a tagliare due quadrati. E lui ha preso, mi ha detto: Graziella dice che io aspetto. Rosanna, che bellissima famiglia che siete. La Francesca, che dire, siete straordinari. E la Paola dice: sì, Rosanna, una famiglia di pecore. Una famiglia di patchwork, piccolo racconto, ma è proprio una chicca. Tempo fa uscivo con una persona che ha detto: ma lì siete tutti così, sei troppo generosa, voi siete tutti troppo, troppo. Ok, tu non fai per me, ciao. Cioè, il troppo non ha senso. Io sono contornata finalmente dopo una vita di schifezze da delle belle persone e quindi loro danno a me, io do a voi, loro danno a voi. Volersi bene. È un volersi bene, quindi perché no? Cioè, è chiaro che questa sera sarei andata volentieri in palestra. Ah no! Sono già andata ieri sera in palestra, basta! Perché ieri sera ho lavorato, sono andata in palestra, sono tornata alle 10, ho mangiato e poi via tagliare quadratini a più non posso fino alla 1:20. Quindi poi chiedetemi perché vado a letto alle 3. Però questo è il risultato, insomma, siamo contenti. A volte vendiamo, a volte non vendiamo, però intanto abbiamo passato una serata. C'è chi ci critica, c'è chi ci ama, come un po' tutti non si può piacere a tutto. No. Assolutamente sì. Bene, grazie a tutte le mie amiche che continuano ad aiutarmi dopo tanti anni. Grazie, che ci permettono di fare questi bei lavori. Non volate. Mi diceva delle cose la Thelma, cercavo di ascoltare. Bene, anche oggi è andata. Mi raccomando, iscrivetevi a Instagram, per favore. Ringrazio poi, anche i ringraziamenti, altre amiche che stanno cucendo e ricamando da casa. Siamo tanti. Io adesso ho parlato solo di quelle che vedo quasi quotidianamente, ma ci sono tante altre persone che ci stanno aiutando. Quindi
Grazie a tutte per essere qui con noi. Ciao. E la parola magica. Adesso mi ero un attimo persa via. La parola magica, prima di chiudere, dobbiamo dire tutti assieme la famosa parola magica. Cucite, cucite, cucite. Cucite. Grazie. La bellezza salverà il mondo e tu sei bellezza, dice Gloria. Magari.